D'accordo, io non so come iniziare questo video. Perché? Perché l'argomento che sto per trattare è un filo spinoso. Quando può capitare che qualcuno sente parlare di questi discorsi o di questo argomento, o magari capita di sfuggita vicino a voi e vi sente pronunciare la parola fondamentale di questo video, potrebbe pensare che siete non tanto normali, molto strani, anzi, e delle volte anche pericolosi. Perché dico questo? Perché in questo video ho intenzione di parlare di... Il diavolo! Sì, in questo video io ho intenzione di parlare... Il diavolo! Sì, ok. Io in questo video ho intenzione di parlare di... Il diavolo! Ma basta! Basta! Ok, abbiamo capito. Sì, in questo video io ho intenzione di parlare del diavolo. O meglio, dei diavoli o demoni, che a dir si voglia. E a questo punto mi si potrebbe obiettare, perché parli dei diavoli prima di parlare degli angeli, visto che tecnicamente i diavoli dovrebbero essere angeli caduti, diventati cattivi? Se in effetti gli angeli sono, come in un certo qual senso, l'origine dei demoni, c'è da dire che trovarli in altri media è molto complicato, invece i diavoli sono ovunque. Il mondo è pieno di rappresentazioni demoniache, così tra film, telefilm, giochi, videogiochi e fumetti sia occidentali che orientali, io sono rimasto sommerso più che altro da figure di demoni che da figure angeliche. Molti nomi dei diavoli o parola stessa diavolo è diventata una parola di uso comune, un aggettivo, un soprannome addirittura. Esistono persino figure di persone abbastanza in vista che col passare del tempo e per loro particolari inclinazioni morali sono riuscite ad accaparrarsi nomi di diavoli o demoni. Mi sto riferendo, nel caso più emblematico nella mia vita, al compianto Giulio Andreotti, che si era meritato durante la sua lunghissima carriera politica il soprannome di Moloch. Per chi non lo sapesse, Moloch era un dio cartaginese e era un dio a cui si immolavano, si sacrificavano bruciandoli vivi dei bambini, i neonati. E in effetti la parola Moloch indicava anche il forno in cui questi bambini venivano immolati. Ma comunque il mio interesse verso i demoni dell'ultimo tempo, negli ultimi periodi, è stato ravvivato non da chissà quale idea politica, film o cose varie, ma da un manga. Il nome di questo manga è Codebreaker. Codebreaker è un manga in cui il protagonista Ryogami fa parte dell'organizzazione Eden, che non sto a spiegare cosa sta facendo, tecnicamente punirebbe i malvagi, è più complicato in realtà. Ryogami ha il potere di bruciare i malvagi prima con la fiamma azzurra di Satan, e poi si scoprirà avere il potere di 7 fiamme diverse, con ognuna a capo un demone che punisce un peccato capitale. Incuriosito dal nome dei demoni, perché alcuni li conoscevo attraverso altri tipi di mezzi, ho scoperto che la scelta di 7 fiamme, 7 demoni, ed anche dei 7 peccati capitali, non è stata una scelta artistica, ma una citazione ben ponderata di una classificazione. Una classificazione avvenuta a cura di tale Peter Binsfield, uno dei massimi demonologi, perché prima la demonologia era anche un mestiere, che siano esistiti nel tardo medioevo, 600-700, non ricordo bene, comunque giù di lì. Binsfield classificò infatti 7 demoni, che sarebbero nati 7 principi dell'inferno, ognuno dei quali presiedeva a un peccato capitale. Ci sono altre classificazioni, il più famoso oltre Binsfield è anche Sebastian Michaelis, che no, non è quello di Black Butler, un altro manga, anche se credo che la citazione sia voluta. Seguendo questa classificazione, quindi, ho un po' intenzione di parlarvi dei 7 demoni presenti in essa. Cominciamo subito parlando di Mammon. Molti di voi forse sapranno che c'è un versetto nel Vangelo che dice: non si può servire Dio e Mammona. Mammona, in effetti, significa ricchezza. E questo detto, per così dire, significa che non si può servire la religione e Dio e contemporaneamente cercare la ricchezza. Mammon, nell'immaginario ebraico,
era il demone dell'avidità. Nelle uniche rappresentazioni che si possono trovare di Mammon lo si vede vestito più o meno elegantemente con in mano un sacco d'oro che magari tira fuori delle monete d'oro dalla tasca, una cosa simile. Non è facile trovare Mammon in giro per altre parti dell'universo, in altri telefilm, film, ecco, eccetera, però c'è un aneddoto interessante ed è che il signor Burns ha la sua casa, la sua enorme villa, in via Mammona. Giusto per sottolineare quanto sia ricco e avido il signor Burns. Il secondo demone di cui voglio parlare è Asmodeo. Asmodeo è il demone della lussuria. È rappresentato come uno strano essere da tre teste. Una di uomo, una di toro, l'altra di capra. È con una coda da serpente, molto simile alla chimera in realtà. Il nome Asmodeo deriva da Esmadeva o Aesmadeva, non saprei bene, e significa letteralmente Dio furioso. Asmodeo è un demone abbastanza famoso, ne viene addirittura rappresentato nel Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, sarebbe il manuale di caccia alle streghe uscito in Medioevo nel 1500. Nel Malleus Maleficarum Asmodeo viene descritto come un potente principe degli inferi con a capo 72 legioni. C'è un altro aneddoto particolare su Asmodeo, si parla che fu costretto da Dio a seguire gli ordini del re Salomone. Infatti Dio diede al re Salomone un anello grazie al quale Asmodeo e le sue legioni furono costretti a costruire il Tempio di Gerusalemme, un lavoro che un essere umano normale non avrebbe saputo svolgere. In più alcune tradizioni ci dicono che Asmodeo fosse stato un grande maestro di astronomia, matematica, geometria e anche edilizia, costruzioni, forgiatura. È Sauron. Sauron nasce nella mitologia come di Tolkien, come una semidivinità forgiatrice, forgia quell'anello che in qualche modo lo vincola. A me pare ci sia un collegamento, poi non so voi, fate come volete. Possiamo trovare Asmodeo in poche altre opere. Io onestamente l'ho trovato soltanto giocando a Diablo 3 con il nome di Asmodan, ma il riferimento credo che sia lampante. In più so che è il cattivo, uno dei cattivi del videogioco Shadowhearts Covenant. Ultimo appunto su Asmodeo. Asmodeo, oltre a essere il demone della lussuria, sembra essere conosciuto come il marito di Lilith. Chi è Lilith? Lo scopriremo presto. Ho conosciuto per la prima volta Lilith guardando il cartone animato, anime, chiamatelo come volete, Neon Genesis Evangelion. Maledettissimo cartone animato. Dovevi essere un biblista per riuscire a capire quel maledetto anime. Io a 11 anni guardavo Neon Genesis Evangelion e dovevo studiarmi tutta la cabala e queste fesserie qui di leggende, mitologie, per capire cosa cavolo stava succedendo. Chi era quell'essere che stava crocifisso su una croce rossa gigantesca, senza gambe, tutto grigio e con la faccia strana? Che schifo era? Ho scoperto che, a parte questo sfogo, Lilith è una figura molto importante. Secondo la tradizione ebraica, Lilith è la vera prima donna, nel senso che prima di Eva venne Lilith. E Lilith non fu creata come Eva da una costola di Adamo, ma fu creata come Adamo, cioè manipolando la terra e dandole in soffio vitale. I problemi con Lilith, e il momento in cui lei decise di tradire Dio e diventare una demonessa, arrivarono quando lei e Adamo dovettero, tornando all'argomento del precedente video, fare sesso. Perché Lilith, per dirla proprio in maniera elegante, non voleva stare sotto. E così la femminista Lilith, che non voleva stare sotto Adamo perché lei era stata creata come lui e quindi lui non era inferiore a lei, non era superiore a lei, sembra che pronunciò il nome di Dio, cosa impronunciabile praticamente, ottenne sensazionali poteri magici, demoniaci, quello che volete voi, e andò all'inferno dal diavolo, di cui divenne moglie, anche se prima ho detto che il suo marito era Asmodeo, ma vabbè. E qui all'inferno cominciò a sfornare demoni su demoni, diventando praticamente la madre di tutti i demoni.
Dio allora maledì i figli di Lilith dicendo che ogni giorno ne sarebbero morti 1000. Lilith a sua volta maledì i figli e gli esseri umani dicendo che altre se ne sarebbe prese altrettanti ogni notte. Nacque così nel Medioevo l'usanza di porre dei camei di Lilith, rappresentanti di Lilith, sui lettini dei bambini, così che i bambini venissero risparmiati dalla furia della demonessa. Attualmente Lilith, oltre al fatto che è rappresentata come la moglie di Asmodee, ha le sembianze di una donna dalla pelle bluastra e i capelli rossi. Oltre che in Neon Genesis Evangelion, io l'ho trovata nel telefilm Supernatural, in cui però le sue origini sono particolarmente diverse. In più, un particolare riferimento a Lilith lo possiamo trovare in Borderlands, in cui un personaggio, la sirena Lilith, credo faccia proprio riferimento al demone, perché si pensa, tra tradizione, che Lilith abbia grandi poteri magici e quindi sia praticamente l'antesignana delle streghe. Tralasciamo la parentesi Lilith per ritornare alla classificazione di Binsfield e ripartiamo con uno dei demoni più usato, abusato nella storia dell'umanità, il Leviatano. Il Leviatano è maledettamente ovunque. Dove ti volti e ti giri c'è il Leviatano. Tuttavia, andiamo per ordine. Il Leviatano viene rappresentato nella Bibbia come un gigantesco serpente marino o un drago, capace di far ribollire il mare, emette giganteschi bagliori improvvisi, fiamme e cose del genere. Ed è la creatura più possente di mare, creata da Dio. Non è un angelo caduto, ma è, diciamo, un super animale. È il demone dell'invidia. Le origini del Leviatano, però, sono particolari. Alcuni pensano che si faccia riferimento al serpente che diede a Eva e a Adamo la mela. In realtà, si potrebbe accostare la figura del Leviatano a un animale che gli ebrei, avendo dovuto vivere sulle sponde del Nilo per diversi anni, potevano temere molto, e cioè il coccodrillo. Anche se la parola ebraica Leviathan si riferisce, anzi significa letteralmente, balena. A parte questo, c'è un altro demone che si accosta al Leviatano in molte sue caratteristiche, essendo la creatura più possente, ma stavolta terrestre. E parlo del Behemoth. Il Behemoth è un altro demone sputtanatissimo. È ovunque, ovunque. E non si può fare a meno di girarsi da qualche parte, soprattutto nei videogiochi, e trovare, che ne so, un'armatura Behemoth, un robot Behemoth o un'evocazione Behemoth. Perché evocazione? Perché tra mostri e evocazioni, Behemoth e Leviatano sono presenti in tutti i maledettissimi Final Fantasy. E se questo non bastasse, tornando solo al Leviatano, il Leviatano lo si può trovare ovunque. E non sto scherzando. Lo si può trovare in Gears of War, un gigantesco mostro marino. Lo si può trovare come specie animale in Monster Hunter. Lo si può trovare nei Final Fantasy. Lo si può trovare in Devil May Cry 3. Lo si può trovare persino nel film della Disney Atlantis, in cui una specie di gigantesca aragosta meccanizzata, e che compare persino nella serie Supernatural, non so in quale forma però, onestamente. Quindi è ovunque, persino nella letteratura colta. Il filosofo Hobbes scrisse un'opera che si chiamava Il Leviatano, che vabbè rappresenta lì il potere dello Stato, ma è un altro conto. Insomma, il Leviatano è uno dei demoni più citati nella storia dell'universo. Parliamo ora di due demoni la cui origine è comune, cioè discendono entrambi dal dio cananita mesopotamico che si chiama Baal. Sto parlando di Belfagor e Belzebù. Iniziamo con Belfagor. Il nome Belfagor viene dal nome Baal Peor. Significa letteralmente il dio Baal del Monte Peor. Il Monte Peor è vicino Israele, più o meno. Quindi, essendo una regione limitrofa e pagana rispetto all'ebraismo, gli appena insediati israeliti
decisero di demonizzare subito le altre religioni vicine, quindi Baal Peor, il dio della montagna, come diceva la mia professoressa di latino e greco, divenne Belfagor. Belfagor è il demone dell'accidia. Viene spesso ritratto come un demone capace di promettere alle persone facili ricchezze non facendo nulla, insomma, facendole riposare. Lui è il demone della pigrizia, sostanzialmente. E in alcuni disegni di qualche tempo, di qualche secolo fa, di un paio di secoli fa, viene ritratto sostanzialmente come un essere semi-umano seduto stancamente su quello che mi sembra tanto una tazza di un water. Di oltre Belfagor non c'è molto da dire. E non lo si può nemmeno trovare con tanta facilità in altri media. Per esempio, tra i pochi che sono riuscito a trovare, c'è un film in cui credo che sia cattivo questo Belfagor, ed è Belfagor il fantasma del Louvre. In più, personalmente, negli ultimi tempi, ho trovato un personaggio di nome Belfagor nel manga Katekyo Hitman Reborn, o in inglese Tutor Hitman Reborn. In più esiste un abbastanza famoso gruppo di death metal che si chiama appunto Belfagor, che credo omaggino, dando questo nome al loro gruppo, proprio la figura del demone Belfagor. Altro demone che ha origine suo nome da Baal è Belzebù, forse uno dei più famosi oltre il grande capo. Il nome di Belzebù viene da quello che dovrebbe essere, non lo so pronunciare, lo dico subito, Belzbl o Belzebub, che significa dio delle signore delle mosche, ed in effetti viene rappresentato come questo gigantesco mostruoso moscone che di solito sta in fase di riposo, non si muove molto, ma quando agita le sue ali provoca carestie, disastri, pestilenze, la fine del mondo e così via. Le origini di Belzebù, oltre al fatto che derivi da Baal, possono derivare dal dio Ekron. Il dio Ekron, infatti, pur non essendo legato direttamente alle mosche, era un dio guaritore che faceva uscire fuori la malattia dagli esseri umani sotto forma di mosche. Il che ci riporta al John Coffee di Stephen King, del Miglio Verde. E suppongo che la citazione sia volutissima, perché sicuramente Stephen King conosce tutte queste cose di demonologia per motivi di cui vi parlerò molto presto. Belzebù, per la classificazione di Sebastian Michaelis, è il demone dell'orgoglio, invece per John Milton, altro demonologo, è il demone dell'ingordigia. Non si può trovare in molti, molti, molti altri media. Però io mi sento di consigliarvene solo uno, ed è ancora una volta un manga, si chiama proprio Belzebù e racconta del piccolo Belzebù, cioè il figlio del moscone gigante che arriva sulla Terra per imparare a essere cattivo. È un manga prettamente comico e un po' d'azione, ci sono delle botte da orbita, non scherzare, che è divertente, a me è piaciuto molto, anche se da molto che non lo leggo. E in più, col passare del tempo, nelle mirabolanti imprese, le trasformazioni che subirà il bambinetto lo faranno assomigliare delle volte più a una mosca, magari gli cresceranno un paio di anni. Concludiamo ora con il pezzo grosso, il signore di tutti i demoni, Lucifero. Avrete notato però che nella classificazione di Binsfield è presente sia un Satana sia un Lucifero, uno il demone della rabbia, l'altro il demone dell'orgoglio. E vi chiederete perché, se dovrebbero essere la stessa persona? In teoria ci sono teorie secondo cui ci sono due angeli differenti, Lucifero e Satanaele. In realtà però, leggendo le loro storie di vita, ci si rende conto che sono più o meno lo stesso essere. Io per comodità li tratterò come tali, come una sola persona. Altra questione, molti si possono chiedere perché Lucifero si chiami Lucifero e non con un nome che finisce per El, come la maggior parte degli angeli, tipo Michele, Raffaele, Gabriele. Questo perché non è il suo vero nome. Il vero nome in ebraico è Hehel, con due H, Hehel. E significherebbe qualcosa tipo la luce di Dio. Diventato poi in greco Fosforos, portatore di luce, Fosforos, e Lucifero, sempre portatore di luce, in latino. La storia del diavolo, in generale, è abbastanza famosa. Lui era uno degli arcangeli più importanti, il consigliere di Dio, secondo alcune versioni, si rifiutò però di obbedire a un suo ordine, cioè inchinarsi a noi, in quanto noi, teoricamente, dovremmo essere superiori agli angeli in quanto
abbiamo il libero arbitrio. Lucifero, che ovviamente non si voleva abbassare ad inchinarsi a noi scimmie, o poco più, decise di non ubbidire, quindi divenne il primo angelo caduto, e per punizione Dio, quando fu catturato, gli strappò un'ala e lo scaraventò sulla terra. La terra fu invasa dal mare a quel punto, e secondo la tradizione medievale che ci è tramandata soprattutto da Dante, si aprì, la terra si aprì a suo passaggio in una voragine gigantesca alla fine della quale lui rimase incastrato. E quella voragine poi divenne l'inferno. Avrete notato che ho parlato di ala strappata. In effetti il diavolo viene spesso ricordato come l'angelo da un'ala sola. Vi ricorda qualcuno? Un personaggio dei videogiochi magari? Con lunghi capelli argentati e una spada lunga 15 metri? Mezzo pazzo e che magari vuole conquistare l'universo e quando si trasforma nella sua forma finale gli spunta una sola ala nera e il suo tema musicale si chiama One Winged Angel? E Sephiroth, un altro cavolo di personaggio della Square Enix di Final Fantasy. Non è possibile, ci sono troppi demoni laggiù. Alla Square Enix sono satanisti. Tuttavia, se voi pensate che il diavolo sia da sempre il male assoluto, nonché il primo dei demoni, ma questo è un altro discorso, vi sbagliate, perché il diavolo come figura maligna è stato introdotto solo nell'800 a.C. da un concilio rabbinico, in cui si decise che Dio non doveva essere più sia buono che cattivo. Perché Dio era sia buono che cattivo, essendo un essere perfetto non poteva avere sfumature, era tutto. In realtà poi si decise di separare il bene dal male, quindi Dio divenne buono e Lucifero divenne cattivo. Ma prima di questo, la tradizione riporta che il diavolo, Lucifero, El, Satan, quello che volete voi, fosse l'angelo adibito alle tentazioni, cioè doveva mettere alla prova noi esseri umani. Divenne poi, dopo questo concilio, la figura del male assoluto. Quindi la morale della storia è che le religioni, molte volte, spesso, non sono parola infusa da Dio, ma molte volte sono decise prettamente a tavolino, dove possiamo trovare la figura dei diavoli, del diavolo. Ovunque, lui è è praticamente l'essere assoluto per eccellenza in fatto di demoni, quindi lo possiamo trovare ovunque. La figura rossa con le corna, il forcone e la coda, gli zoccoli da capra, è quella più diffusa ovunque. Hellboy, per esempio, è molto probabilmente, se non il diavolo, il figlio del diavolo. In Hellboy 2 viene chiamato il figlio del caduto, se ci avete fatto caso. E il caduto, abbiamo capito chi dovrebbe essere. Sorprendentemente lo si può trovare molto spesso nei Digimon. Sul diavolo ci sono diversi esemplari che ricordano la sua figura, a partire da Devimon, Demidevimon, Devidramon, Satanmon, Skursatanmon, Lucemon nelle sue varie forme che si vedranno poi, di cui non mi ricordo i nomi, perdonatemi. Lo possiamo trovare in alcuni film come figura varia o anche sotto vari nomi, Mefistofele nei fumetti, il diavolo è Mefisto, quello che fa il patto con Peter Parker durante il Brand New Day di cui non voglio parlare. C'è un telefilm che si chiama Reaper in cui il diavolo è un uomo di mezza età, sulla sessantina, ben distinto e che a me fa ridere tantissimo. Lo possiamo trovare nella letteratura, lo possiamo trovare nella musica. Io personalmente amo tantissimo la versione del diavolo che viene raccontata dai Rolling Stones in Sympathy for the Devil. Nei libri, per esempio, ultimamente ho letto di Saramago, Il Vangelo secondo Gesù Cristo, in cui il diavolo assume una figura piuttosto eclettica e io vi consiglio di leggerlo. Quindi, inutile continuare a spiegare, a citare fonti, perché un po' dove volate e vi girate trovate anche lui, per non parlare di palesi riferimenti come il già citato Diablo 3, in cui il cattivo si chiama Diablo, fate 2 più 2, non ci vorrà poi molto. Bene, io ho finito, ho detto in soldoni quello che si poteva dire, forse ci ritornerò più tardi. Spero di non avervi annoiato e di avervi detto qualcosa di interessante, di avervi consigliato qualcosa di nuovo. Se volete sapere chi sono, vi linkerò qui il video, il mio blog di presentazione, e vi linkerò anche il mio primo video, che se non avete visto ancora, correte subito a vedere.
Quindi vi ringrazio per avermi sopportato per questa altra ventina di minuti e ci vediamo al prossimo video in cui vi darò un assaggio di quella che io reputo mitologia moderna. Bye!